Oggi incontro per voi un membro della Nuclear One, in prosa. Buona visione. Quando ho iniziato ad approcciarmi all'arte dell'hip hop, quindi ero molto piccolo, avevo 12-13 anni, e avevo deciso non di fare il writers. Sapevo sì disegnare, ma giusto dei disegni un po' base, come fanno tutti. Ero attirato dall'hip hop e ho deciso come tag prosa perché volevo diventare comunque un cantante, un rapper famoso. Ho iniziato con un piccolo gruppo con dei miei amici, ma mi sono accorto subito che le rime non mi venivano, i testi non mi venivano. Allora l'ambiente dell'hip hop comunque mi era rimasto nel cuore, quindi ho trovato un'altra soluzione dove potermi esprimere, quindi dei graffiti. Ho studiato, ho fatto un sacco di sketch, corsi, prove sui muri, nottate in giro a dipingere e sono arrivato a questo punto. Dopo 17 anni, diciamo che me la cavo. Mi sono avvicinato guardando comunque i ragazzi che già dipingevano lì, crew storica adesso del movimento dei graffiti di Milano. La Nuclear One Crew è nata 21 anni fa a Rozzano. Noi siamo in 12 adesso. Io, Poms, Marte, Osk, Sabe, Master, Easy, Mate, In, Big Z dalla Spagna, l'ultimo entrato che è molto all'avanguardia nel suo stile. E abbiamo persone anche internazionali, tra cui Ghent dall'Inghilterra, Soter dal Messico, c'è Koze che vive in Svezia. Noi non ci mettiamo in competizione alle altre crew, nel senso la competizione c'è sempre ed è comunque una competizione genuina. Si cerca sempre di fare di più, quindi si cerca di fare murate più grandi, più impegnative, con tematiche anche che in questo momento storico possono essere importanti. Si cerca di sensibilizzare di più comunque, di cercare che lo spettatore sia più attratto da un disegno fatto da noi piuttosto che da qualcun altro. Allora, il Meeting of Styles è un evento mondiale nato in Germania 16 anni fa. Si svolge in 20 nazioni diverse, è caratterizzato dall'incontro di stili, come proprio richiama il nome. Molti artisti sono attirati dal Meeting of Styles perché è uno dei pochi eventi mondiali che ti può aiutare a mischiarti insieme ad altri generi, nel senso c'è la possibilità che tu, che sei italiano, dipingi con un russo e un sudamericano, un messicano. Quindi proprio tramite il Meeting of Styles c'è questo rapporto di incastro tra gli stili. Meeting of Styles arriva a Milano grazie alla nostra crew, in primis, che si è presa la sbriga di organizzarlo qua a Milano. Un evento così grosso comunque non è facile. Questa è la quarta edizione, quindi dalla prima edizione siamo riusciti a migliorarlo sempre. Quest'anno abbiamo puntato tanto agli eventi collaterali, oltre a che comunque la lineup dei writers è sempre selezionata in maniera molto dettagliata, quindi abbiamo un sacco di puppet, un sacco di lettering che gli anni passati non ci sono stati. Altri invece che sono resident qua ormai, che vengono qua a farsi la vacanza da 4 anni, che comunque sono sempre di alto livello e siamo sempre orgogliosi di averli tra di noi. E diciamo che la novità quest'anno è la lineup musicale molto ricca. Abbiamo più di 20 gruppi che vengono a suonare, tra cui ospiti d'eccezione Doraemon Gang, Amilionardo, abbiamo i soliti nostri resident Argento Vivo, Mr. Data, Brad Beat, DJ Fenice, tanti altri ancora, Napalm che ha suonato l'anno scorso, Sista Ira che fa parte dello staff e ci aiuta anche a livello organizzativo tantissimo. Allora, l'obiettivo in primis per noi è, diciamo, passare 3 giorni in festa, in divertimento. Questo è l'obiettivo base della crew e dello staff del meeting. Riuscire a passare 3 giorni insieme ai nostri amici che non vediamo mai, insieme a persone, conoscere persone nuove, creare 3 giorni di pura festa e divertimento. Questo è l'obiettivo base.
Poi dopo c'è l'obiettivo artistico, che è sempre molto importante, quindi creare delle murate grossissime con artisti della Madonna, riuscire a farli incastrare fra di loro e avere delle produzioni che poi per tutto l'anno possono fare da scuola a tutti gli altri writers. Per le new generation ho un messaggio molto positivo, nel senso che abbiamo fatto un workshop di graffiti giusto un paio di settimane fa e è stata un'esperienza veramente bella. Si cerca di dargli una base di approccio all'arte dei graffiti, al rispetto della strada e delle persone con cui dipingono e sopra cui dipingono, se dovesse capitare comunque. Il graffito in sé è un messaggio, deve colpire comunque in primis lo spettatore, che può essere un bambino, un vecchietto, un adulto, uno straniero che si ferma là davanti e capta il messaggio del graffito. Spero che l'intervista vi sia piaciuta. Se volete iscrivervi al mio canale, cliccate qua. Se no, per vedere la prossima intervista, cliccate di qua. Yo!